però anche io, ma perché verde speranza Devo cambiare che ti sia. Anche tu non te lo sei gonfiato. Domenica, tu hai presente questo segno del fuoco? Servono quattro persone innanzitutto. Siamo, dovete fare la prima fila. Siamo qui perché vogliono mettere a tacere le nostre bocche e silenziare le nostre coscienze. Siamo qui per denunciare una serie di minacce contro l'uomo in corso nella nostra società, nei confronti delle quali è sempre più difficile dissentire senza essere accusati di oscurantismo e ancora peggio di omofobia. Siamo qui oggi per denunciare che la libertà d'espressione è sotto attacco,
La famiglia è sotto attacco, la dignità stessa dell'uomo è sotto attacco. La famiglia è un nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato. Le sentinelle in piedi nascono affinché non venga tolta la libertà di espressione su quella che è sempre nata con l'uomo, per natura, la coppia uomo e donna. L'idea di attuare una veglia a favore e a conservazione della famiglia naturale, fondata sull'unione di un uomo e di una donna, nella sua sacralità precostituita e nel difenderla da possibili attacchi che la società sta attuando, non è nata a caso, ma è frutto certamente di un profondo amore. Era doveroso far sentire alla città che esiste una coscienza sveglia e non sopita su ciò che sta accadendo intorno a noi. Sentinelle in piedi ha colpito la coscienza di alcune persone che con coraggio e senza bandiere hanno iniziato un percorso silenzioso e di resistenza a difesa della famiglia naturale, colpite in questo momento da un disegno di legge che porta la firma di Scalfarotto, che mette in pericolo. Ma ciò che contestualmente Sentinelle in piedi difende è il da... e del suo diritto ad... da una mamma e da... così la... Thank you.
sentinelle in piedi rappresentano l'ultimo ricettacolo del rigurgito razzista italiano, perché discriminano le persone omosessuali attraverso il non riconoscimento dei loro diritti, e di conseguenza se la prendono con queste persone soltanto per una caratteristica umana. Questo affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo. Non siete solo degli omofobi, siete dei razzisti, perché negate il diritto alle persone omosessuali, siete dei falsi e dei falsari, perché non è assolutamente vero che legalizzando il matrimonio egualitario in Italia si toglie qualcosa alla famiglia tradizionale. Le sentinelle in piedi sono soltanto dei falsi, dei falsari vestiti di perbenismo e dei razzisti. Visto che state leggendo, vi leggo una dichiarazione di Papa Francesco. Chi sono io per giudicare un omosessuale? Punto. Contro i diritti non ti avvicina a Dio, diventa
totalmente complice di tutte le efferatezze contro le persone. Lamezia Terme non è una città razzista ed è grave che oggi le sentinelle in piedi siano qua a manifestare pubblicamente la loro contrarietà ai matrimoni egualitari e alle coppie dello stesso sesso. Le sentinelle in piedi sono dei razzisti, qualcosa di più che semplici omofobi, perché negano i diritti delle persone sulla base di una caratteristica umana, come potrebbe essere il colore della pelle, come potrebbe essere l'appartenenza ad una nazionalità. Brandiscono con la mano destra la fede, con la mano sinistra la Bibbia, utilizzandoli come corpi contundenti. Vergogna! Umana, questo affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo. Le sentinelle in piedi, oltre ad essere persone razziste, sono anche dei falsari, perché legalizzando le unioni fra persone dello stesso sesso non verrebbe leso nessun aspetto alla famiglia cosiddetta tradizionale. Siete dei falsari e dei razzisti. Thank you.
perché negano, o meglio, vogliono negare i diritti delle persone omosessuali, che è una caratteristica umana, e quindi questo si chiama razzismo. In più, le sentinelle in piedi sono dei falsari, perché se in Italia venissero legalizzate le unioni fra persone dello stesso sesso, la famiglia tradizionale non avrebbe alcun danno. Falsari e razzisti. Qual è il vulnus alla famiglia tradizionale se venissero legalizzati i matrimoni, per esempio civili, chiaramente, i matrimoni civili fra persone dello stesso sesso. Questo loro lo basano su che cosa? Sull'omosessualità, che è una caratteristica umana, cioè le persone omosessuali in Italia non devono avere gli stessi diritti degli altri. Questo come No, non me la sento oggi. Non c'è nessuno che vuole lasciare qualche dichiarazione. Dichiarazione, la motivazione per cui siete qua oggi. Con le vostre letture silenziose voi non dimostrate niente. Cosa ci state dimostrando? Sì. Come è stata cresciuta da un padre e da una madre?
Non è per la conferma di quanto andiamo denunciando. Se oggi si viene accusati di omofobia soltanto in silenzio nelle piazze, cosa accadrà domani se questo testo diventerà legge? Il disegno di legge Scalfarotto. Quello che abbiamo visto oggi in questa piazza è quello che succede molte volte in altre città italiane, dove le sentinelle sono state derise, insultate, offese, provocate, rimanendo sempre costantemente in silenzio. Sono rimaste in silenzio perché non siamo qui in piazza però. Sappiamo infatti che le contestazioni non sono che il risultato del grande inganno che questa legge, insieme a tutte le politiche LGBT, alimenta, la presunta contrapposizione tra omosessuali ed eterosessuali. Una contrapposizione che non esiste. Le sentinelle in piedi si rifiutano di incasellare le persone in base al poiché e non è questo aspetto a costituire l'integrità della persona. Dietro la rivendicazione di presunti diritti negati, le lobby LGBT si arrogano il diritto di parlare a nome di tutte le persone omosessuali o transessuali, senza considerare che tra queste c'è chi è del tutto contrario in base all'inclinazione sessuale. Molte di queste persone vengono con noi nelle piazze perché la libertà di espressione non conosce colore politico, appartenenza associativa e nemmeno inclinazione sessuale. Leggiamo a questo proposito un estratto della lettera di Jean-Pierre Majar, omosessuale francese. Ha scritto alle sentinelle di Bergamo quando a gennaio era stata programmata una grossa contromanifestazione. Cari amici, oggi voi manifestate in silenzio per le strade per difendere la libertà di opinione e di espressione, per la difesa della famiglia composta da un uomo e da una donna, per i diritti dei bambini. Di fronte a voi mi dicono che la lobby LGBT ha organizzato una contromanifestazione richiamata Rompere il silenzio. Io sono d'accordo, occorre rompere il silenzio, ma non come intendono loro. Bisogna rompere il silenzio per dire che gli omosessuali non hanno nulla a che vedere né da vicino né da lontano con la lobby gay che ha solo scopo di voler distruggere la famiglia. Bisogna rompere il silenzio per dire che non possiamo ragionevolmente accettare di privare un bambino dei suoi referenti sociali. Bisogna rompere il silenzio per dire che non possiamo, come avviene in India, parcheggiare le donne nelle case in cui produrre dei bambini destinati a coppie dello stesso sesso perché il bambino non è un medicinale. Ma rompere il silenzio non vuol dire provocare violenza. Rompere il silenzio non vuol dire utilizzare parole astiose. Voi, sentinelli in piedi di Bergamo, vi presentate in modo nobile e responsabile, così come si fa in Francia e come si comincia a fare in tutta Europa. Siete precursori di Martin Luther King e Gandhi. Quello che fate è straordinario ed è importante impegnarsi. Impegnarsi e consentire di dare un senso alla vita. Impegnarsi nella via democratica non consiste solo, per esempio, decidere cosa fare quando è il momento di mettere il voto nell'urna. Esistono altri modi di impegnarsi in un dibattito, per esempio prendendo parte al dibattito e nell'azione pubblica. La partecipazione individuale all'azione collettiva permette di prendere coscienza che non si è soli e che si è con gli altri e per gli altri. Voi lo fate oggi e anche io umilmente faccio la mia parte. Si
siate rassicurati che l'insieme degli omosessuali non ha nulla a che vedere con questa lobby gay aggressiva, perché non è l'orientamento sessuale che guida la nostra vita, ma il nostro stato di cittadini integralmente. Sono con tutto il cuore con voi, vostro amico Jean-Pierre del Montmirail, omosessuale contro la legge sul matrimonio per tutti. Grazie per aver partecipato.